Dottore Zuccatelli sta per terminare la prima settimana della fase 2. Le chiedo innanzitutto un bilancio sull'esecuzione dei tamponi per le persone rientrate in Calabria. Allora, noi abbiamo difficoltà a processare i tamponi. Noi abbiamo raccolto ormai un paio, sto parlando della nostra di Cosenza ovviamente, perché per il resto io non ho competenza. Noi abbiamo raccolto oltre 2.000 tamponi, una parte di questi con il supporto della regione li abbiamo mandati presso un laboratorio della Campania, perché i nostri sono completamente intasati da tutte quelle che sono le attività di controllo sui nostri professionisti, sui nostri lavoratori, infermieri, tecnici, medici, su tutte le attività di controllo che stiamo facendo per le SEAP, le strutture private, eccetera. Quindi questo enorme quantità di tamponi che stiamo raccogliendo dalle persone che arrivano e rientrano in Calabria, ovviamente abbiamo delle difficoltà oggettive da parte dei nostri laboratori di poter processare i tamponi. Per cui abbiamo attivato questo rapporto, diciamo, di collaborazione con la Regione Campania. E per adesso siamo costretti a portarli a Napoli perché noi non siamo in grado di poterli processare. A tal proposito, la Fondazione Gimbe ha posto in evidenza come il numero dei tamponi effettuati ogni giorno sia molto esiguo rispetto all'attività di testing necessaria. La Calabria, analizzando i dati raccolti, ha una media di 52 tamponi al giorno per 100.000 abitanti, quando il suo target di sicurezza dovrebbe essere di circa 1.018. Possiamo raccogliere anche più tamponi, ma poi li dobbiamo tenere in frigo, con il rischio che abbiano una scadenza e che non siano più validi per poter essere esaminati. Abbiamo una difficoltà nei laboratori di microbiologia che devono essere in grado di processare. Stiamo valutando la possibilità, e abbiamo già delle iniziative in corso per aumentare questa potenzialità anche in altri laboratori. Ma non è che si fa dalla sera alla mattina, il problema purtroppo è che questo fenomeno è andato via via crescendo e via via prendendo significato, ma la difficoltà, ripeto, sta nell'analisi dei tamponi perché i laboratori sono praticamente ad un livello massimo di operatività, perché nell'arco delle 24 ore i quattro laboratori di microbiologia che sono Reggio Calabria, Amicizia di Cosenza, Paterdomini e Pugliese Ciaccio possono processare al massimo di loro potenzialità 300 tamponi al giorno, parliamo di 1200, no, 1500 tamponi al giorno. Ma se noi raccogliamo migliaia di tamponi giornalmente, se poi dopo noi teniamo conto che dobbiamo testare tutti i dipendenti, tutte le strutture private, tutte le RSA, e poi teniamo conto che il tampone è una fotografia. Perché un tampone negativo, dopo 4 giorni, 5 giorni, la persona, sia dipendente che paziente, che ospite dell'RSA, potrebbe essere positivo. Quindi noi dovremmo fare una quantità di tamponi che ha delle difficoltà poi nell'essere esaminato. Com'è la situazione generale dal punto di vista del sistema sanitario a Catanzaro e Cosenza? Per quanto riguarda l'ASP di Cosenza, noi i numeri neri li conoscete, sapete che abbiamo due pazienti in rianimazione e 80 persone positive ricoverate negli ospedali. 80 su 2 milioni di abitanti, poco meno. E due pazienti in rianimazione in tutta la regione Calabria. Mi pare che il fenomeno si spieghi da solo. Quindi anche sotto controllo nella provincia di Cosenza, che è l'unica con una zona rossa e consta purtroppo della maggioranza dei casi positivi. Ma lì il problema sono state le RSA, perché voglio dire, il fenomeno che poi è esploso anche nella ASP di Catanzaro, ricordiamo che Chiara Valle è stato un fenomeno più pesante per quanto riguarda, voglio solo ricordare un dato, su 64 ricoverati sono risultati positivi 61 e abbiamo avuto ad oggi 27 morti. Torano invece è stato un episodio che anche quello ha
trovato 56 ospiti, 36 positivi e 20 negativi, con 85 dipendenti, 43 negativi e 42 positivi. Quindi il fenomeno di Cosenza si spiega con l'RSA. Per quanto riguarda invece il controllo del fenomeno del Covid-19, credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti che è oggettivamente in una condizione che non è minimamente paragonabile con quella delle altre regioni del nord.